Mister degli allievi dell'Oristanese. Allora mister, parliamo un po' del vostro campionato, un po' di difficoltà, però pian piano insomma state cercando di evitare la zona calda della classifica. Ci proviamo almeno, insomma, ma l'importante è far giocare i ragazzi e insegnargli il calcio e anche l'educazione, che è la cosa più importante. Assolutamente. Infatti, il primo risultato che abbiamo ottenuto è quello che alla fine del girone di andata siamo primi nella classifica disciplina, e penso che sia questa la cosa importante. Per il resto i ragazzi stanno crescendo, quindi pertanto... Ecco, che leve avete voi? 93? 94, qualche 93. Quindi una squadra molto giovane? No, una squadra molto giovane, provengono tutti dai campionati di giovanissimi provinciali, qualcuno lievi provinciali, quindi è il primo anno di regionale, quindi è importante fare esperienza e comunque fare divertire i ragazzi e segnare un po' di calcio. Certo. Ecco, parliamo un po' di questo campionato regionale, delle squadre che voi avete incontrato in questo... girone d'andata, inizio di ritorno, quale le è piaciuta di più e quale l'ha delusa invece? Ma come calcio, sicuramente, come gioco di calcio, sia l'Orani che l'Atletico Nuoro sono molto, molto giocano un bel calcio veramente. Poi come forza fisica, come squadra invece che ci mette molta grinta ed è molto pericolosa per questo è l'Oristano Calcio. Le altre, diciamo, sono a un buon livello, però diciamo che queste tre squadre si stanno ritagliando secondo me uno spazio molto, molto importante. Ecco, voi come vivete la rivalità con le altre società della città di Oristano? Insomma, ci sono tante società attive, la San Paolo, Oristano, voi insomma. Ma noi diciamo che quelli veri di Oristano siamo noi, visto che i ragazzi che abbiamo noi sono tutti quanti di Oristano. Invece le altre due squadre generalmente attingono da tutta la Sardegna, anche dall'Interland, quindi hanno... Poi sono società pure, magari, quindi voi... Sono società che fanno direttamente il calcio giovanile, quindi diciamo che noi non ci sentiamo in nessuna maniera in competizione. Cioè, certo, il campanile un po' c'è forse tra i dirigenti, ma in campo diciamo a noi ci interessa fare la nostra partita e affinché i ragazzi si possano divertire. Certo, certo. Lei, parlando un po' in generale del calcio giovanile... voi insomma siete primi nella Coppa Disciplina, forse ci si pensa ancora troppo al risultato che all'educazione dei ragazzi, si è disposti insomma a vincere a tutti i costi, no? Sì, in qualche campo abbiamo notato questo, anche un po' di... che brutto! Anche un pochettino di... troppo esagerato. Poco fair play, insomma. Poco fair play, esatto. Preferiamo perdere una partita però uscire con la testa alta che vincerla rubacchiando oppure facendo i disonesti, poco corretti. Sì, i giochini spooky, che insomma... Non fa parte della nostra cultura. Certo, certo. Assolutamente condividiamo questa sua riflessione. Va bene, noi la ringraziamo, facciamo un grande in bocca al lupo a questo genere di ritorno. Speriamo che voi possiate conservare il posto nel campionato regionale, insomma, con tutti i sacrifici che ovviamente sostenete tutti i giorni. Non è facile, capiamo, esatto, anche insomma, la difficoltà che potete avere. È sempre avere. Più difficile fare calcio giovanile. Assolutamente, assolutamente. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie.